Sì, abbiamo fatto, sì, sicuramente c'è stato un atteggiamento diverso, anche uno spirito diverso. A Torino abbiamo visto comunque che tutti hanno lavorato per lo stesso obiettivo, tutti si sono dati da fare per ottenere un risultato che purtroppo non è venuto, però comunque rimane una bella prestazione da squadra e dobbiamo partire da qui per sabato. Questo deve essere il nostro punto di partenza. Comunque anche a Bergamo, secondo me, in questo Inter l'abbiamo vista, abbiamo fatto una discreta gara anche a Bergamo, solo che non abbiamo raccolto niente. Sicuramente la partita a Parma è stata la partita più negativa da quanto ci sto io, da quello mi dispiace anche la mia prestazione è stata brutta in quella partita lì, purtroppo a volte capitano queste cose qui. Non so, dare una spiegazione è difficile, ma io sinceramente non so niente di se mi hanno richiesto oppure no. Anche dopo un infortunio grave, uno stop lungo così non ha senso pensare in lunghi termini. Io non ho mai giocato in B, sinceramente, però anche quello starò a vedere come sto fisicamente. Come già detto, valuteremo a fine stagione, poi si prenderà una decisione. No, sicuramente non sarebbe il massimo per nessuno. Serie A è sempre più affascinante, quello non c'è dubbio. Sabato per partire di aspetto, da parte del pescare anche magari degli avversari. Sì, loro sono bravi a ripartire, a chiudersi dietro e partire, che hanno due o tre giocatori dei veloci davanti, rapidi. Loro stanno facendo un buon campionato comunque, che sono partiti di meno 6 punti, sì. E non è facile, l'ho provato anche io una volta a Firenze con meno 15 addirittura. È una cosa che pesa poi mentalmente. Il fatto che loro sono ancora qui a lottare per salvarsi vuol dire che stanno facendo un buon campionato. Vedi adesso le squadre sono ancora lì a 6 punti, quindi noi dobbiamo crescere assolutamente. E come già detto, prendere una partita alla volta. Dobbiamo interrompere questa striscia di risultati negativi. Insomma, qualche progresso l'hai visto? No, a me è piaciuta la squadra di Torino sicuramente. Poi dobbiamo far vedere anche Savolo, cioè non abbiamo fatto niente ancora, dobbiamo entrare in campo con lo stesso spirito e tutti vogliosi di fare una corsa per un compagno e dare il massimo per la squadra, è quello che conta.